Siamo alla seconda sessione sull'altra parte delle nostre aspettative, cioè ricerche e terapie d'ausilio. L'intervento di apertura di questa sessione ci parlerà delle nuove acquisizioni in campo delle malattie mitocondriali e ci farà una panoramica sulle attività di ricerca in Italia. Piero, veramente un grandissimo piacere e onore essere qua. Quello che facciamo, anche quando, come vedrete, è distante dall'applicazione clinica e la preparazione dell'applicazione clinica, però è chiaramente mirato a questo. Quindi anche come medico non direttamente coinvolto nella cura dei pazienti, avere l'onore di presentare a voi che cosa facciamo, perché lo facciamo e perché questo sta preparando lo sviluppo di nuove terapie è certamente una delle cose più importanti che bisogna fare. Quello che cercherò di presentarvi nei prossimi 20 minuti è, se volete, la rottura di un dogma, ossia che noi dei mitocondri sappiamo tutto. L'unico problema per lo sviluppo di nuove terapie è capire in che modo singole mutazioni o singoli quadri sindromici siano associati all'alterazione della funzione che conosciamo dei mitocondri. Quello che cercherò di riassumervi e mostrarvi è come, parallelamente allo studio clinico e all'applicazione clinica, in questi ultimi 10-15 anni la comprensione di che cosa sono i mitocondri, cosa fanno e in che modo sono regolati ha avuto una espansione di conoscenza straordinaria. Vi darò anche un esempio specifico. Per fare questo parto da, sono già state mostrate, ma rapidissimamente vi mostro alcune delle nozioni antichissime, consolidate. Come sono, però vedrete che su questi torneremo come aree di comprensione ulteriore. Come sono fatti i mitocondri? I mitocondri, lo dice il nome, sono stati chiamati mitocondri perché se voi li guardate in una cellula, e sono dei grandi tubuli che si distribuiscono dentro una cellula e possono essere più lunghi o più corti. Nozione che una volta si riteneva casuale e che oggi sappiamo essere invece molto controllata dalla cellula e avere una conseguenza diretta su come funziona. Siccome sono un po' lunghi, un po' corti, era stato visto che sono o mitos, tubi, oppure condrion, piccole palline, piccoli granuli. E da questo nome hanno preso il nome, quindi quello che noi studiamo e cui siamo, ha una diretta derivazione da come sono fatti. Secondo, come funzionano, è già stato mostrato, e la nozione che qualsiasi studente, quindi non dico non solo chi non è in ambito medico o biologico, ma quello qualunque studente delle scuole superiori riferisce, beh, servono a fare ATP, servono a dare la moneta energetica per far fare tutto le nostre cellule, per far funzionare le nostre cellule. E lo fanno con un meccanismo abbastanza semplice concettualmente, che vale sul premio Nobel questo signore che si chiama Peter Mitchell, ossia l'idea che quello che mangiamo viene bruciato dentro i mitocondri, all'interno dei mitocondri, e tutto questo serve a trasportare un atomo, che è un catione, che è il protone, si genera una grande forza potenziale, questa grande forza potenziale quando torna indietro, come fosse una cascata, produce un sacco di energia e questo sacco di energia serve a produrre la moneta, a produrre l'ATP. E tutta la funzione mitocondriale, credo, non solo in chi i mitocondri li ha imparati a conoscere ma non ha una preparazione specifica biologica, ma credo veramente nella grande popolazione generale, serve a produrre l'ATP con questo meccanismo che è teoricamente molto semplice. In realtà è estremamente complicato, perché per fare questo, quell'operazione semplice di trasferisco un protone e poi torna indietro, lo fanno delle molecole estremamente complesse, quelli che chiamiamo i complessi respiratori, e come vi è stato detto, questi complessi respiratori che stanno dentro i mitocondri sono fatti di tantissime proteine, quindi tantissimi geni. Quindi esiste una grande complessità, una grande possibilità di malattie genetiche, perché ognuno di questi può essere colpito da una mutazione. Non solo, ma è anche una grande complessità come sono fatti, perché nel fare questi complessi respiratori devono lavorare insieme. Il nostro DNA normale, quello che fa la gran parte delle nostre proteine, cioè il DNA nucleare, è quel piccolo DNA che sta dentro i mitocondri, che chiamiamo DNA mitocondriale.
di cui avete sentito. Quindi sono circa un po' più di 80 proteine diverse, geni diversi, 13 stanno dentro il mitocondrio e tutti gli altri stanno nel nucleo. Si devono parlare, devono lavorare perfettamente perché si generi quella macchina, quel macchinario che permette di fare l'operazione che abbiamo descritto prima. Sulla base di questo capite perché le malattie mitocondriali sono estremamente complesse. Abbiamo quella complessità che è stata descritta perché abbiamo una molteplicità di geni su due genomi diversi e da questa grande complessità consegue una presentazione clinica variabile, come avete sentito, le forme pediatriche, le forme dell'adulto e un ampio spettro di gravità e di costo. Ma su questo credo che i colleghi clinici sicuramente ne parlano con maggior dettaglio. Quello che vi presenterò io, e spero di essere di darvi delle informazioni nuove che vi permettano di capire che cosa succederà nei prossimi anni, speriamo, è perché serve la ricerca di base. Perché non basta andare ad analizzare, è importantissimo farlo, ma fare l'anatomia fine delle mutazioni, capire dove stanno, ma c'è ancora molto da capire sui mitocondri. Il secondo, dove sta la ricerca? E io mi sono permesso di focalizzarlo su dove sta la ricerca in Italia, perché insomma, una volta tanto credo che l'Italia non sia seconda e mi mostrerò ad altre nazioni anche più importanti di noi. E terza, cominciare a dare qualche indicazione su come quello che stiamo imparando diventa la strada per capire meglio i mitocondri e quindi sviluppare nuove terapie, concettualmente nuove, alle malattie mitocondriali. La prima parte, perché i difetti mitocondriali provocano morte cellulare e quindi danneggiano progressivamente i nostri organi? E di nuovo, se noi chiediamo a uno studente normale di medicina, dice, beh, ma è ovvio, perché c'è un deficit energetico. Alla fine tutti i difetti mitocondriali fanno la stessa cosa, non fanno funzionare bene i mitocondri e sappiamo tutti, ma non lo sappiamo mica solo delle malattie mitocondriali, pensiamo a un infarto del cervello, pensiamo a un avvelenamento con cianuro, se i mitocondri non funzionano, se non ha abbastanza energia, la cellula muore. E muore con un andamento catastrofico, che chiamiamo necrosi, non ha più i nutrimenti per funzionare e quindi semplicemente muore. Quello che abbiamo imparato negli ultimi 20 anni, con una ricerca che è stata molto attiva negli ultimi 10 anni, è stato che questa che chiamiamo necrosi, cioè la morte per impossibilità di continuare a vivere perché proprio mi mancano gli elementi fondamentali, non avviene poi molto frequentemente, perché nella maggior parte dei casi la morte avviene secondo un processo regolato. Ossia una cellula sofferente in un organismo multicellulare come il nostro si sacrifica, si suicida. Il che va bene in un organismo sano, perché vuol dire che se io ho 100 cellule e le due che funzionano peggio si tolgono dai piedi, le altre 98 ripristinano il sistema iniziale e io ottimizzo, in un'ottica complessiva, ottimizzo come funziona l'intero organo eliminando le meno efficaci. Ma è chiaro che se un danno invece ne uccide troppe, gli dice a troppe che stanno funzionando male, noi abbiamo un percorso che progressivamente porta a morte un certo numero di cellule. Questo processo di morte si chiama apoptosi, che significa, è un nome preso dal greco, la dolce caduta delle foglie. Come l'albero fa cadere le foglie che non gli servono più, così l'organismo fa cadere le cellule che non gli servono più, le fa suicidare. In questa particolare forma di morte, chi decide è il mitocondrio. Può sembrare strano, ma è il mitocondrio e quindi il cattivo funzionamento dei mitocondri che dice a questo apparato di autodistruzione, guarda che questa cellula non serve più. E come lo fa? Lo fa in una maniera strana, ossia rilascia una proteina che normalmente è nei mitocondri. Quando il mitocondrio sta male, la butta fuori. La butta fuori, quando va fuori, attiva delle vie di suicidio della cellula, la cellula si suicida. E allora il quadro che oggi noi immaginiamo di qual è la funzione mitocondriale è un quadro più complicato, e ho mostrato come modello, essendo un quadro di funzionamento, come Shiva della religione induista, ha arrogato una duplice funzione, che è sicuramente quella di continuare a produrre ATP, ma nello stesso tempo produrre la morte delle cellule. Perché produrre la morte delle cellule? Perché normalmente, torno a dire, questo è un meccanismo benefico.
perché permette di distruggere le singole cellule che non funzionano per rigenerarle e ricostituire un normale funzionamento d'organo. Quando si è ulteriormente complicato, perché quello che vi ho descritto, ossia che una cellula può morire in due modi, può morire per la tragedia della necrosi, può morire per quel fenomeno estremamente controllato che è l'apoptosi, in realtà si è arricchito di un terzo meccanismo, che è la autodigestione della cellula. La cellula, quando in un momento di difficoltà, vuole aumentare i propri nutrimenti, e per fare questo brucia i libri, brucia le scaffalature, dice finché sono in difficoltà è meglio che io ottenga molta energia, in questo modo supero i momenti di difficoltà fino a quando la condizione mi permetterà di funzionare ancora. Questo meccanismo, di nuovo dal greco, autofagia, mi mangio da solo, è un meccanismo che è in realtà una via di difesa contro i possibili danni a una cellula, ma ovviamente se il danno non si recupera, alla fine porta a morte la cellula, perché quando ti sei mangiato tutto, ti sei bruciato le suppellenti, i libri, tutto l'elemento, alla fine la casa crolla. Va bene, anche in questa via i mitocondri svolgono un ruolo importante, perché proteine di controllo anche di questo processo che chiamiamo autofagia sono sui mitocondri. E allora vedete che il mitocondrio non è più la semplice funzione di dare energia alla cellula, ma in realtà è un controllore del destino della cellula stessa, e non solo attraverso la fornitura dei soldi energetici, della moneta energetica. Ma allora come fa il mitocondrio a fare attività così diverse? Deve tradurre dei segnali che gli arrivano, deve dire, a seconda di quello che mi chiede l'organismo, io produco più energia, produco meno energia, oppure in alcune condizioni attivo la morte cellulare. E quindi il mitocondrio riceve dei segnali, non entrerò in questo perché è un argomento complicato, ma sicuramente il segnale più importante che riceve è un segnale mediato da uno ione, che è lo ione calcio, che è lo ione che ci fa fare buona parte delle cose che avete in mente, pensare, muovere i muscoli, sempre sono segnali mediati da questo ione, che è lo ione calcio. E lo ione calcio nel mitocondrio è capace di fare due cose. Se arriva da solo, è in grado di far produrre più ATP ai mitocondri. Ma se arriva insieme a segnali di difficoltà, di stress, è in grado di fare rigonfiare i mitocondri, aprire un grosso buco sulla membrana dei mitocondri. Questo grosso buco sulla membrana dei mitocondri, questo poro come è stato chiamato, rilascia quella proteina che avete visto prima, che è un costituente indispensabile del mitocondrio, che è il citocromo C, che quando esce dal mitocondrio fa suicidare la cellula. Perché vi racconto questo? Perché in questa via oggi ben accettata capite che ci sono due elementi di controllo. Il primo, chi controlla quanto calcio entra nei mitocondri. Più calcio entra, più probabile è che il mitocondrio vada incontro a quel processo e rilasci il, per esempio, il citocromo C induca morte. E secondo, come funziona e cos'è quel bucone che fa perdere funzione e fa uscire il citocromo C. Bene, vi avevo menzionato anche l'autofagia. Anche l'autofagia è regolata da calcio, perché due segnali di stress avranno un effetto diverso. Nelle condizioni in cui c'è molto calcio nella cellula, si va incontro all'apoptosi, come vi ho mostrato. Quando invece il calcio è molto basso, la cellula va incontro all'autofagia. Vi ho presentato tutto questo perché questo avanzamento conoscitivo, che come capite è realmente molto importante, perché ci dice che funzione e disfunzione mitocondriale sono in grado di determinare il destino di una cellula, non solo, ribadisco, attraverso la moneta energetica, la capacità, non attraverso un singolo meccanismo. Più è difettosa lo stampare moneta, lo stampare moneta energetica, e più la malattia è grave. In realtà il quadro è molto più complicato, perché noi dobbiamo mettere in conto anche il controllo diretto della vita della cellula attraverso i processi che abbiamo descritto. Quindi spero di avervi convinto che le nuove conoscenze sul funzionamento dei mitocondri aprono nuove interpretazioni su come difetti genetici sono in grado di indurre disfunzioni d'organo. Secondo punto, dove sta la ricerca? E dove sta la ricerca in particolar modo in Italia? E io brevissimamente, io mi perdono, normalmente non mostro mai quello che facciamo in termini di risultati, ma credo che in questo caso
sia un motivo di soddisfazione, credo, per tutti, mostrare dove sta la ricerca italiana. Allora, un mese fa, Cell, che è la rivista più prestigiosa della biomedicina, dell'ambito biologico e medico, ha deciso che i mitocondri sarebbero stati uno dei temi dei loro simposi. Loro identificano alcuni argomenti come gli argomenti su cui l'avanzamento conoscitivo è stato più importante e quindi sui quali loro sponsorizzano un particolare convegno. Bene, a maggio hanno deciso che nei 3 o 4 convegni che fanno all'anno ce ne sarebbe stato uno su mitocondri dal funzionamento alla malattia, quindi identificando la ricerca mitocondriale e la traslazione alla clinica, quindi la ricerca mitocondriale con un occhio all'applicazione clinica come uno dei temi di punta della ricerca. E questo vi indica quanto vivace è la ricerca su questo argomento e quanta è la rilevanza. Secondo elemento, gli organizzatori di Cell ci hanno riferito che di tutti i convegni che loro hanno organizzato, questo è stato quello di massimo successo. Hanno avuto, loro normalmente hanno dai 200 ai 300 partecipanti al convegno, hanno esteso con una certa scomodità la frequenza del convegno portandolo a 400 e ciò nonostante hanno dovuto escludere almeno altrettante persone da tutto il mondo che volevano partecipare. Quindi la comprensione del funzionamento dei mitocondri e la traslazione dell'informazione all'applicazione clinica è in questo momento un argomento di ricerca di punta. Terzo elemento, Cell, quindi certamente non un'organizzazione italiana, ha deciso di selezionare gli speaker che in questo momento rappresentano la punta della ricerca, e credo sia un esempio unico, visto il peso ahimè limitato, forse ancora più del peso demografico, la nostra rappresentazione in ricerca tende a essere casomai sotto il nostro, la nostra reale dimensione. Invece su questo specifico argomento, su 15 scienziati che sono stati invitati, 3 sono italiani, credo che dopo gli Stati Uniti siamo stati la nazione che aveva il massimo numero di speaker ufficiali e, possiamo dirlo visto che c'è Teletro, sono anche i ricercatori che sono finanziati da Teletro, dal program project di Teletro sulle malattie mitocondriali. Bene, perché questo? E vi riassumo brevissimamente i motivi che hanno portato in questo momento la ricerca italiana a essere all'avanguardia, che anche una fortunata coincidenza temporale ha fatto sì che 3 delle più importanti scoperte nel campo siano avvenute in Italia, ossia noi abbiamo scoperto il canale mitocondriale del calcio, quello che ho descritto prima, quello che fa entrare il calcio dentro i mitocondri, e un paio d'anni fa ormai l'abbiamo identificato e pubblicato, come vedete, sulla rivista Nature. Quest'anno il professor Bernardi ha scoperto il poro, quel meccanismo che fa rompere e rigonfiare i mitocondri. E Luca Scorrano è probabilmente la massima autorità mondiale nel campo della forma dei mitocondri, come sono fatti i mitocondri, com'è la relazione tra quell'aspetto di quando li guardiamo al microscopio e come realmente funzionano. In particolare in queste bellissime immagini vedete come è fatto dentro un mitocondrio, con queste parti interne che chiamiamo creste, che si collegano alla membrana e che hanno una rilevanza alla patologia, perché in alcune malattie genetiche, qua vedete una forma di atrofia ottica dominante, vi è una mutazione di una delle proteine che controlla l'aggancio e le dimensioni di questo contatto tra la matrice dei mitocondri e la superficie, e questo attacco dell'interno dei mitocondri alla superficie rende disponibile quella proteina che avete visto prima, quella che fa uccidere le cellule, la fa rapidamente uscire, quindi in un qualsiasi condizione di danno diventa molto più probabile che il mitocondrio prenda la decisione non di produrre ATP ma piuttosto di fare suicidare la cellula. Bene, l'ultima cosa che vi presento
e di nuovo non con l'ambizione di dire che questa è una cura che arriverà nei tempi prossimi, in tempi vicini, perché questo credo che non tanto quanto la comprensione è l'unica strada per arrivare a nuove terapie, altrettanto bisogna ricordarci che lo sviluppo di nuove terapie richiede un lunghissimo tempo, richiede comprendere i meccanismi, sviluppare le molecole giuste e validarle prima di portarle alla clinica. Però io credo che, e spero di mostrarvi un esempio interessante di come queste nuove conoscenze su cosa sono i mitocondri, come funzionano, hanno un'implicazione diretta su come si presentano le malattie dovute alle mutazioni del genoma mitocondriale, e quindi hanno una rilevanza in quell'equilibrio tra produzione di energia e induzione di morte che viene perso nelle diverse forme di malattie mitocondriali. E quello che rapidamente vi mostro è che in un'analisi di non dell'aspetto di produzione di ATP, ma degli aspetti di segnalazione delle diverse mutazioni mitocondriali, noi abbiamo osservato che non tutte le mutazioni sono uguali, ma che alcune mutazioni hanno delle modificazioni caratteristiche di come i mitocondri capiscono i segnali della cellula. E in breve, senza entrare in grande dettaglio, quello che vi mostro è che due mutazioni diverse delle stesse proteine, dello stesso gruppo di proteine, in questo caso del complesso primo della respirazione, come vedete dalle tracce sotto, che non guardo bene dal descrivervi in dettaglio, però vedete che un paziente si comporta diversamente dall'altro. In particolar modo un paziente 1 prende molto meno calcio, i mitocondri prendono molto meno calcio quando lo stimolate, rispetto al paziente 2 che invece si comporta sostanzialmente come si presenta come si presenta una cellula normale. Che implicazione ha questo? Vi ricordate che vi avevo detto che prendere poco calcio può significare che in risposta a uno stress la cellula opera quella autodigestione, quell'autofagia che vi ho descritto precedentemente. E vedete che questo è esattamente quello che succede. Se prendete la cellula di un paziente che non è stata sottoposta a nessuno stress, quindi non gli è stato tolto il mangiare, nel qual caso è giusto autodigerirsi, è una cellula che sta tranquillamente in cultura con un sacco di nutrienti a disposizione. Ciò nonostante, l'alterazione dei segnali che riceve fa sì che lei si comporti come se stesse in quel momento in uno stato di grave denutrizione, quindi automangiandosi, benché sia perfettamente nutrita, e ovviamente riducendo le sue capacità di risposta nel momento in cui un vero stress le arriva. E sempre per dirvi che tutto quello che vi ho mostrato è collegato, e quindi le prospettive di comprensione realmente possono aprire strade di intervento. Vi avevo detto che era il poco calcio che induceva questa autodigestione. Noi possiamo aumentare la quantità di calcio che entra nei mitocondri perché gli diamo quel canale che abbiamo scoperto noi. E vedete che se alle cellule del paziente noi diamo il canale, non riesco a mostrarvi, comunque queste sono le cellule del paziente, voi vedete quei pallini, perché quando la cellula si autodigerisce lo mette in delle vescicoline, tutto quello che deve mangiare li mette in dei forni interni in cui brucia quello che sta mangiando, e allora quando la cellula si autodigerisce voi la vedete costellata da quel cielo stellato, che altro non sono che la dimostrazione dell'autodigestione della cellula. E vedete che la cellula del paziente, a differenza del controllo, si sta attivamente autodigerendo. Quando noi le cambiamo i segnali che arrivano, e glielo possiamo cambiare aumentando la quantità di canale, quindi facendogli aumentare i segnali di calcio dentro la cellula, voi vedete che la cellula torna a un comportamento normale. E quindi le conclusioni di quello che vi ho presentato è che le complesse funzioni le funzioni del mitocondrio sono complesse e comprendono non solo la capacità di produrre ATP, ma anche quello di svolgere un ruolo centrale nella decisione sul destino della cellula, vita o morte, e che nelle malattie mitocondriali non dobbiamo pensare che è cambiato solamente la quantità di ATP prodotto, ma viene cambiata anche la regolazione di questi processi di controllore di vita della cellula. Queste funzioni e l'equilibrio da queste funzioni dipendono dai segnali che riceve la cellula, e in particolar modo da quel segnale calcio che vi ho sia pur brevemente accennato, e
esiste una correlazione genotipo-fenotipo molto variabile tra le malattie, quindi mutazioni diverse hanno diversi effetti sulla regolazione di questi processi. E l'ultima cosa che vi ho mostrato è che la correzione di questi segnali che riceve il mitocondrio può essere operata agendo selettivamente sulle molecole che controllano questi processi, che controllano la comune di calcio. La speranza è che tutto questo diventi la comprensione di meccanismi individuali di malattie nelle diverse sindrome che noi possiamo affrontare con farmaci specifici, con farmaci che andranno a colpire, per esempio, l'omeosi del calcio, quando questo servirà a rendermi la cellula più vitale, ma non sempre, perché una cellula che ha aumenti di calcio normale, se io gliene do troppo, induco la morte. E con questo io, ovviamente, come giusto, ricordo che tutto questo avanzamento conoscitivo che noi faticosamente portiamo avanti non è l'opera mia, ma è l'opera di tanti ragazzi giovani che in laboratorio da mattina a sera lavorano e producono i nuovi dati. Grazie. Ringraziamo questo intervento molto facilmente comprensibile, ci produce un minimo di suggestione. Sostanzialmente adesso la nostra interpretazione sarà quella di vedere i problemi legati al mitocondrio non come problemi energetici ma come problemi di calcio. Sembrerebbe come integrazione di funzioni in cui quello che il mitocondrio, come il mitocondrio opera, dipende dalla traduzione, dipende dalla sua capacità intrinseca di funzionare, ma anche da come capisce i segnali che gli arrivano. Certamente il calcio è un segnale importante. E questi segnali calcio sono diversi, da quello che capisco, sono diversi per ciascuna delle diverse sindromi mitocondriali, oppure no? Cioè la personalizzazione della eventuale terapia. Sì, assolutamente. Noi vediamo differenze tra noi vediamo i fibroblasti che gentilmente Massimo ci ha fornito e quelli che ci ha fornito Valerio Carelli, quindi noi vediamo modelli cellulari di malattia, ma in questi modelli cellulari ci sono delle sorprendenti differenze nella capacità di cellule ugualmente affette dal punto di vista clinico di tradurre i segnali che arrivano dalla cellula. Quindi certamente vediamo una differenza che noi riteniamo legata al fatto che questo trasporto di calcio richiede un mitocondrio integro da molti punti di vista, cioè sia come potenziale, quindi attività di quelle pompe che ho mostrato all'inizio, ma anche integro come forma, integro come interazione con le altre parti della cellula, e le diverse malattie mitocondriali probabilmente cambiano più o meno queste diverse funzioni, quindi colpiscono più o meno il trasporto del calcio. Piero, faccio un commento brevissimo. Questa cosa che sta facendo vedere Rosario Rizzuto può essere uno dei motivi per cui quando poi vi faccio vedere la risposta alla terapia c'hai uno che va benissimo, uno che va così così e uno che non va per niente, esattamente con lo stesso farmaco, perché appunto c'è una variabilità nel meccanismo patogenetico e nelle sfumature che noi non comprendiamo, che probabilmente sottende molto anche alla capacità di risposta alla singola terapia. Quindi questo è uno dei possibili elementi da considerare. C'è qualche altra domanda? Grazie Rosario per il bel seminario. Volevo sottolineare una cosa secondo me molto interessante, anche se fatto solo a livello di cellule. Hai fatto vedere che portando l'MCU, il Marconi al calcio reporter, dentro avevi un recupero. Questo come lo facevi? Per esempio portandolo, facendo una trasformazione, quindi portando la proteina o portando il gene, oppure solo facendola overesprimere perché magari esistono delle molecole in grado di overesprimere la proteina? Perché questo è un concetto nuovo secondo me, no? Di quelli, io frequento questo convegno da poco e sento molti di voi da un po' di più di tempo, però ancora sento poco parlare sia di terapia genica sia di protein transduction domain o semplicemente di overespressione di proteine che funzionano poco
ma opere sperimentali potrebbero compensare in qualche modo un certo difetto. Voi come state facendo? Allora, noi stiamo operando in due direzioni diverse. La prima è capire che realmente questo approccio serve, quindi capire che aumentare l'accumulo di calcio effettivamente può correggere, è necessario e sufficiente a correggere l'alterazione di comportamento delle cellule. E questo lo facciamo esattamente come hai descritto. Gli sovraesprimiamo la proteina, quindi gli diamo più canali. Con una quantità normale di canale loro prendono poco calcio, gliene do il triplo e loro allora prendono calcio tanto quanto le cellule normali. È chiaro che l'applicazione terapeutica di questo richiede la terapia genica, perché l'unica maniera è quella di far produrre. Ma io non credo che questo sia l'unico approccio, tant'è vero che noi a fianco di questo stiamo facendo uno screening di molecole. Quindi all'inizio sulle molecole già validate, quindi già in uso clinico, per vedere quali di queste sono in grado di potenziare o diminuire l'accumulo di calcio, e poi speriamo presto di avere accesso a una libreria invece più ampia, quelle che hanno le ditte farmaceutiche, per vedere anche nuovi composti di sviluppo, quindi nuovi lead compounds. Quindi certamente questo è fatto col sistema che ti garantisce il risultato, ma l'obiettivo è di trovare un farmaco, quindi una molecola che faccia la stessa cosa.